Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e nel consueto video acquisti del mese di febbraio. Eh sì, ormai già anche febbraio se ne va. Premetto che ci sono stati pochi video acquisti in quanto giochi, ma un bel po' per quanto riguarda i film in Blu-ray. Quindi andiamo ad iniziare con quello più corposo, ovvero la collezione completa in Blu-ray di Harry Potter. In questa cofanettone che voglio farvi vedere, allora qua troviamo semplicemente una sovracopertina in cartone con qui dietro indicati praticamente tutti gli anni, ecco. E qua si presenta in questa maniera, vedete, qua si apre tipo a libro. Qua abbiamo praticamente la pubblicità del Lego di Harry Potter e qua praticamente ci sono i film dal primo andando avanti. Mi sono fatto una dose di Harry Potter dall'inizio alla fine, da quando l'ho preso, quindi sono belli lunghetti, però non l'avevo mai vista completamente questa serie e niente, l'ho recuperata, trovata poco e quindi presa. Poi chi mi segue sa che sono un grandissimo appassionato di film d'animazione, quindi ho recuperato il primo Kung Fu Panda. Ora non faccio vedere perché ormai l'avete già visto tutti. Il secondo Kung Fu Panda in questa edizione Blu-ray DVD più Digital Copy, che anche qui è fatto tipo in cartone. Ecco, non sto qua a farlo vedere in dettaglio. Poi Plane, dal mondo di Cars, dai creatori di Cars della Pixar, questo fantastico film sugli aerei, veramente divertente. Chi non l'ha visto ve lo consiglio se vi piace ovviamente il genere di animazione. Poi Django, un film di Quentin Tarantino, infatti si vede già, anche se non lo dicono, dopo i primi due minuti di film già si capisce che è di Quentin Tarantino. Poi l'ultimo Riddick, quello nuovo, con Vin Diesel, vabbè. Anche questo ho visto al cinema e è uscito da poco. Cani sciolti, anche questo è uscito da poco. Me lo sono perso al cinema, però avevo visto già alcuni trailer, quindi mi è piaciuto. Poi Thor, The Dark World, Thor 2. Anche questo visto al cinema, piaciuto e preso. E con i film in Blu-ray abbiamo finito. Ora iniziamo con l'unico gioco per PC che ho preso, che avete già visto l'unboxing, ovvero StarCraft 2 Earth of the Swarm, che vabbè non sto qui a farvelo vedere perché avete già visto l'unboxing, quindi poco importa. Poi ho recuperato per la PlayStation 3 Final Fantasy 13 2, perché sono intenzionato di prendere appunto l'ultimo Light eccetera eccetera Return. Tra l'altro volevo farvi vedere una cosa che mi ha lasciato veramente perplesso quando l'ho visto, ovvero sì, lì c'era il codiciazzo, però non me ne frega, se volete ve lo registrate, che ho visto è questo fottutissimo libretto, cioè non ci credo, guardate, a colori, cioè no, questo ve lo faccio vedere tutto, mi dispiace, ve lo subirete, perché io questa cosa qua è una vita che non la vedo. Un libretto a colori di più di 4 pagine, cioè non lo so io, è un evento raro. Fra un po' lo metto nelle collezioni rare, questo libretto veramente corposo. Vabbè, è scritto non in italiano, ma poco importa, tanto il gioco comunque, qua c'è una pubblicità di qualcosa. Tra l'altro non ho ancora finito completamente, diciamo, il Final Fantasy 13, quindi poi ci dedicherò poi al 2. Poi digital, giochi in digitali, ho preso qualcosa su Steam tipo WRC 4 e altri giochi che adesso non mi ricordo, ma fa niente, non li voglio includere
nella cosa. Poi ho recuperato, ecco, ho preso questo che è uscito da poco, che è Fable Anniversary, che è praticamente, io questo gioco l'ho amato, l'ho adorato sulla primissima Xbox, sulla primissima Xbox. Questo è praticamente è stato rifatto in per 360, praticamente in questa versione che include appunto dei bonus, delle armi e degli avatar speciali, in questa sovra appunto custodia in cartoncino con la scritta Fable in rilievo. Vabbè, ovviamente non si vede comunque la scritta Fable in rilievo, e qui vabbè c'è il gioco. Ragazzi, questo gioco appunto per chi appunto si è perso, adesso non so se piace a tutti, ma a me questo gioco veramente è stato il primo gioco che ho acquistato sulla mia primissima Xbox. Io sono sempre stato, dopo il Super Nintendo e il Mega Drive 2, sono passato subito a PlayStation, appunto a Play 1, poi vabbè PlayStation 2, e poi mi ero avvicinato, volete, per la novità eccetera, alla Xbox, al cestone, a quel cestone enorme, e questo è stato il primo gioco che ho acquistato. Mi è piaciuto fin da subito e beh, non potevo perdermelo. Adesso mi sembra che hanno fatto sia il 2, il 3 e 1 per il Kinect, non lo so. Comunque il primo veramente mi è piaciuto un casino. Avrei voluto prendere anche Thief per fare alcuni gameplay, ma ho visto che praticamente ce ne sono già una marea di gameplay di quello. Allora, ma molto probabilmente farò una serie su Fable, non lo so, adesso inizierò a giocarci perché non me ne che mi ricordo tutto e vediamo un po'. Niente, i video acquisti del mese di gennaio, di febbraio scusate, sono finiti, e domani dovrebbe uscire il famoso vlog dove farò a scegliere a voi una nuova serie. Quindi ciao a tutti ragazzi da Genetic DNA e buon weekend.